Maria Helen Benedetti, presidente di Asperger Abruzzo, la carenza di personale porta, dopo le due manifestazioni, ad una nuova battaglia. Allora, adesso dopo due manifestazioni che abbiamo fatto, quando abbiamo lanciato la terza manifestazione, il direttore generale insieme all'assessore Nicoletta Verì ci hanno dato appuntamento per il 6 di dicembre in direzione generale a Chieti. E quindi andremo a questo appuntamento carichi di speranze perché le attese sono finite, le chiacchiere sono finite e abbiamo bisogno assolutamente della neuropsichiatria, così come è su carta. Certo, non ci aspettiamo 35 operatori in arrivo immediatamente, ma ci aspettiamo sicuramente che il direttore generale metta in campo delle risorse competenti che possano far fronte all'emergenza delle liste d'attesa che non sono più tollerabili. L'emergenza perché si viene a creare nel concreto? Questi bambini di cosa hanno bisogno? Allora, nel concreto c'è il problema dell'attesa. Quando un bambino ha un problema, se si interviene subito, si può superare anche con poco il problema. Quando si attende più di un anno per la prima visita, poi altri 6 mesi nella seconda lista d'attesa per i test e altri 6 mesi nella terza lista d'attesa per la restituzione, capirete bene che un bambino che aveva un piccolo disagio, piano piano si aggrava e a volte anche complicato e dispendioso far fronte ai nuovi problemi che si sono creati. Quindi noi chiediamo, oltre al personale già competente che c'è e va benissimo quello che abbiamo, chiediamo appunto che vengano prese in qualsiasi modalità, tramite bandi, tramite anche il personale già a disposizione della ASL, chiediamo che si proceda allo smaltimento delle liste d'attesa. Le altre due richieste che abbiamo per la ASL sono gli spazi, ovviamente nella neuropsichiatria e non in frammentazione, su questo siamo categorici, e chiediamo anche alla ASL di finire immediatamente quello che si è iniziato con Via Michetti a Vasto, quindi la frammentazione dei neuropsichiatri e della neuropsichiatria su tutta la provincia.